cose si sa stancano, ma non tutte. Attese distratte, l'unica variante alla noia dell'attesa. Ospiti, interviste, attualità, spettacolo, arte. Attese distratte, con Mariangela. L'unica distrazione che riempie la tua voglia di conoscere e saperne di più. Niente distrazioni, solo attese distratte. E buonasera, buon lunedì sera! Eccoci arrivati con la seconda puntata di questa nuova stagione, nuovissima stagione di Attese Distratte. Ebbene, bene, dietro le quinte abbiamo il nostro Stefano, che ovviamente ci saluta. Ciao Mariangela, buonasera a tutti. Ecco, questa sera dietro le quinte sono qui. Ciao, sei qui, adesso appari, perché ricordo chi vuole. Sì, ero apparso anche prima. Eri apparso virtualmente così. Ero apparso fugacemente apparso. E che dire, chi ci guarda dagli streaming video ovviamente ha visto il tuo bel faccione luminoso, mentre questa sera... Grazie del luminoso. L'importante è che non prenda il sonno come la scorsa settimana. No, che non prendi sonno. Adesso ti rallegro io. Allora, caro Stefano, questa sera mi hai anche dedicato questo spazio enorme, quindi con tutta l'immagine solo per me. Mi sento molto klimtiana stasera e quindi perfetta, sì, con questi colori. C'è diciamo il suo perché. C'è il suo perché, c'è esatto. Il suo perché. Okay, io comunque sono sempre qui vicino a te. Ogni tanto appari, vero? Ogni tanto. Altrimenti mi sento sola. Solo se vengo chiamato all'appello. Solo se viene chiamato all'appello, va bene. Allora, dicevo, quindi caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera sarà una serata ricca quindi di notizie riguardanti il mondo dell'arte, con tutte le cose che sono accadute in questo ultimo periodo. E direi sono davvero davvero tante. Ho persino il fiatone sti giorni. Addirittura. Sì, sai, tra un viaggio e l'altro, ovviamente. Sì, lo so. Sei stata in giro per l'Italia. Sono stata in giro per l'Italia, hai ragione. Ma questo, sai, fin dei conti è il bello, no, del mio mestiere. Allora, come al solito, noi avremo la nostra bella parte dedicata quindi all'arte in tutte le sue forme, mentre gli ultimi 10 minuti saranno dedicati invece a un libro scelto per voi questa sera. Ma non vi svelo niente, perché abbiamo il nostro angolo di Calliope e lo scopriremo subito dopo. Allora, dopo la consuetudine del nostro programma, che è quello di partire con uno spezzone musicale, che direi questa sera è molto, anzi molto perfetto per iniziare, scusate, anticipare l'aspetto delle festività natalizie. Partiamo con All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. E siamo nuovamente in diretta. Ricordo anche, chi volesse può inviarci un sms oppure chiamarci proprio in diretta tramite il 333-878-6429, anche per salutarci. Bene, allora partiamo subito dalle tante notizie, dalle tante novità che sono accadute in questo periodo, che mi hanno visto quindi anche protagonista in questa serie di viaggi artistici e che per il momento, caro Stefano, il nostro Stefano, ricordiamo dietro le quinte, mi vedranno anche un po' più tranquilla per il periodo festivo, per ripartire nuovamente con l'anno nuovo. Allora, Stefano, si è, diciamo, è stata inaugurata la mostra del primo premio internazionale Visioni, che si è svolto a Salerno sabato 7 dicembre. Questo premio, indetto dall'associazione Atena Artis, che fa con a capo la presidente, la dottoressa Maria Di Stasio, che avremo modo anche di avere con noi in diretta successivamente nelle prossime puntate, quindi ci parlerà un po' come è nato anche questo suo progetto, da che cosa, insomma, da quali sono state, qual è stato il via libera, che quali sono state le sue emozioni nel creare questo grande veramente premio, anche dietro, no, le quinte, il grande lavoro che c'è dietro le quinte. Allora, dicevo, c'è stata questa serata inaugurale
questo vernissage che si è svolto al Tempio di Pomona, al Palazzo Arcivescovile, che ricordo è in via Roberto il Guiscardo a Salerno. La mostra sarà visitabile fino al 14 di dicembre, quindi avete tutta questa settimana per poterlo fare. Vi invito anche a vedere Salerno in questo periodo, perché con la meraviglia delle luci d'artista è una città veramente strepitosa, ricca veramente di grande vita, perché vi posso assicurare che è sempre piena di gente, oltre ai grandi e bei colori di queste meravigliose luci. Allora, protagonisti quindi di questa edizione sono 61 artisti selezionati che espongono proprio le loro opere in questa prima edizione, 116 le opere in totale suddivise tra pittura, fotografia, scultura, video performance e installazione. Ricordiamo che gli artisti partecipanti prima di tutto sono stati selezionati, quindi sono proprio una rosa di partecipanti, nomi già conosciuti nel panorama contemporaneo, e sono stati anche affiancati alcuni nomi dai talenti emergenti provenienti da tutta Italia e dall'estero, e quindi questo è anche un modo per esporre, per catturare l'attenzione anche del vasto pubblico. Beh, questo è molto bello, no? Da un certo punto di vista, perché qualsiasi tipo di arte è finalmente messa in esposizione. Bello perché, dicevo, non è solo pittura, scultura, fotografia, parliamo anche di installazioni e videoarte, quindi vediamo veramente una gamma a 360 gradi per quanto riguarda stili e tecniche. La cosa più bella è stata anche la recensione di ogni artista, quindi ha avuto ogni artista un proprio scritto da parte mia, ed è stata un'impresa, lo dico, è stata un'impresa, però la soddisfazione per me è veramente enorme, perché credetemi, sono riuscita proprio a entrare nel cuore di ognuno di loro e ho potuto leggere veramente tantissime sfaccettature, tantissime sfumature dell'arte di ogni artista presente. La cosa interessante è che non avevo dubbi su questo. Ah, non avevi dubbi? Meno male. No, non avevo dubbi. Meno male che non avevi dubbi. Allora, pensa che il catalogo che è stato redatto proprio per questa edizione, oltre a essere disponibile anche su tutte le piattaforme online, avrà anche una visibilità a livello internazionale. Adesso vi spiego perché. Perché il catalogo verrà archiviato e inserito nella prestigiosa biblioteca e libreria Thomas Watson del Metropolitan Museum of Art di New York. Quindi veramente un grande riconoscimento di grande valore per tutti gli artisti coinvolti. Quindi una grandissima, diciamo, opportunità. Questo è una cosa che bisogna assolutamente assolutamente ricordare. Poi a breve vi dirò anche un po' i nomi di tutti i partecipanti che hanno vinto questa edizione, perché è giusto farlo, e ce ne sono stati diversi e anzi, cosa dici Stefano? Posso farlo subito prima della musica? Sì, mi dai il là, sì, va bene. Sì. Allora, partiamo con il primo posto. Il primo posto che è stato segnato al pittore Ivano Domenico Felaco con due sue opere, con due oli su tela. Secondo posto invece è sempre stato segnato a un pittore, a Marco Eracli, con tre sue opere. Terzo posto invece a Serena D'Onofrio, sempre pittrice, con due opere. Poi abbiamo il premio della critica. Il premio della critica che è andato a Ilaria Pisciottani, di cui abbiamo parlato anche del libro fotografico che lei ha creato, Mater Matera. Poi abbiamo il premio della giuria che è andato a Fabrizio Ceci. Il premio Etere Art che è andato all'artista performer Marco Balbi di Palma, e il premio Rete Top a Roberta Baldassano. Nel frattempo, ci è arrivato un messaggio. Allora, il nostro Giuseppe, ciao Giuseppe, che dice: ciao Mariangela, ciao Stefano, in attesa anch'io, ma non distratto. E bravo il nostro Giuseppe, grazie. Un bacio Giuseppe, veramente grazie per avermi scritto.
E continuiamo, perché sai Stefano, un'amica è finita qua, un'amica è finita qua. Perché poi ci sono state 10 segnalazioni di merito che vanno a Claudio Trecci, a Umberto Falvo, Enza Cotugno, Carmelo Randazzo, Benedetta Dell'Uomo, Lorenzo Trombino, Sax Palumbo, Enzo Forgione, Antonio Iovine, Sandra Sciomarello. Oltre a 6 segnalazioni speciali che vanno a Daniela Cefariello, Mattia Carella, Davide Cupola, Stefania Botta, Giovanni Ivano, Carlo Alberto Mazza. Come vedi, non è mancato assolutamente nulla, anzi, il bello è stata l'atmosfera poi gioiosa che si è venuta a creare in questa serata, e devo dire che mi è rimasta molto nel cuore, ed è bello vivere di momenti come questi, ma ne avremo modo insomma di parlare insieme alla nostra Maria Di Stasio, ne avremo modo di parlare anche con Marco Balbi di Palma, che appunto ha vinto il premio Etere Art, che quindi sarà in diretta con noi in una delle successive puntate, e poi ne parleremo anche con Roberta Baldassano proprio per il premio Rete Top, per la sua arte molto, secondo me, radiofonica. Si può dire? Certo che si può dire, perché anche l'arte, come abbiamo ormai fatto da tanto tempo, ogni tanto appare la mano di Stefano con la fotografia dietro il mio... Mi sembra un po'... Sai, la mano della famiglia Adams? Fa un po'... fa un po' ridere. No, dicevo appunto, ne parleremo poi nelle successive puntate. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone che io adoro. Lui è stato un grande artista della musica nazionale e non solo, ci ha lasciato diversi anni fa purtroppo, ma la sua musica continua a vivere. Ci ascoltiamo La Rondine con Mango. Ed eccoci tornati in diretta. Volevo ringraziare l'artista Marco Balbi di Palma, che mi ha registrata durante la puntata, che mando intanto un grosso bacio, un grosso abbraccio, e ripeto, per chi si fosse collegato soltanto ora, sarà in diretta con noi in una delle prossime puntate per parlare della sua videoarte. Ricordo inoltre il nostro numero di telefono, il 333 878 6429, e ovviamente per chi ci guarda dagli streaming live video lo può vedere in sovraimpressione. Sono le 22:22, Stefano, 22 secondi, pensa a te, tutto 22, devo giocarlo all'otto questa sera. 22:44 adesso, e tutto il resto adesso, ma prima quando ho guardato io era 22:22:22. 22:22:22 fa 22, devi giocare il 22, il 44 e il 66. Bene, niente male insomma. Allora Stefano, stasera dicevamo c'è una puntata dedicata quindi all'arte e tutte le varie forme di contaminazione. Quindi parliamo della musica, parliamo della danza, parliamo del teatro, parliamo del cinema, in tutte quelle forme in cui conosciamo questa nostra arte che ci accompagna per tutta la vita. Allora Stefano, c'è un collegamento che volevo iniziare proprio con questo, perché mi piaceva farlo anche per ricordare il nostro programma e ricordare anche tutte le persone che sono insieme a noi, il nostro grande gruppo di Vinilica. Siamo mitici. Siamo i mitici. Vinilici. I Vinilici, quindi ricordo ovviamente il nostro Giuseppe Favaron, il nostro Luca Sabatelli, il nostro Conte Mas, il nostro Luca Romeo. Ovviamente Stefano, ci sei tu e ci sono anch'io. Credo di non aver dimenticato nessuno, a parte Roberto, il nostro Roberto, fotografo ufficiale dietro le quinte delle nostre puntate di Vinilica. Che la prossima puntata, se non sbaglio, è il giorno 17. Sì. Ah, ok. Il giorno 17 di dicembre, quindi mi raccomando, perché dalle 21 alle 23:30. Esattamente. Una serata dedicata alla musica in vinile. E proprio per quanto riguarda la musica in vinile, c'è una piccola parentesi che voglio fare per anche i nostri amici che ci seguono da Attese Distratte. Stasera mi manca il respiro. Sono assuefatta ormai. Va bene, volevo stemperare un po'.
la nostra attenzione. Allora, volevo parlare degli anni 60. 60 perché? Perché siamo nella Londra degli anni 60. Tu sai in questi anni quante cose siano cambiate a livello musicale, soprattutto in Inghilterra. Abbiamo i Beatles, abbiamo gli Who, e abbiamo insomma diversi gruppi musicali. Questo cosa accade? In Italia c'è un'altra tipologia di musica, no? Però sta diventando sempre, sta entrando sempre più prepotentemente questa musica inglese anche in Italia. E proprio nel 65, sempre dicevamo, a Londra, gli Who si presentano persino come il suono della pop art. Questo già ci fa capire effettivamente come la pop art, quella che noi conosciamo, quella di Andy Warhol, ok, sia prepotentemente entrata a far parte anche della musica. Perché? Perché Andy Warhol ha disegnato delle copertine dei dischi in vinile. Infatti in una delle puntate di Vinilica ne avevamo anche parlato. Però magari per chi ci segue soltanto ad Attese Distratte, questo è il momento anche di rispolverare un pochino l'argomento. Ma questo diciamo è il bello. Ma poi ce ne sono veramente tantissime, ce ne sono tantissime altre. Per esempio nel 68, quindi pochi anni dopo, Richard Hamilton, grande artista pop inglese, viene incaricato anche di realizzare la copertina di un doppio album dei Beatles, scegliendo anche di applicare a un prodotto di massa la rassicurante immagine di una pubblicazione a tiratura limitata. Questo faceva sì che desse un aspetto molto più artistico al prodotto musicale finale. E ci ricordiamo anche, come avevamo parlato anche a Vinilica, dell'aspetto proprio identificativo, dell'aspetto dell'immagine, dell'importanza quindi della parte anche commerciale del disco in vinile prodotta dalla copertina dell'album stesso. Allora, poi ecco, dimenticavo, tra il 59 e il 62, quindi qualche anno prima, un altro grande artista inglese, ricordiamo Peter Blake, realizza Girls with Their Hero, che in cui tre devote fan di Presley appaiono come claustrofobicamente intrappolate tra le immagini del cantante americano fisicamente assente. Poi c'è la bellissima famosa copertina, che anche questa l'avevamo fatta vedere durante una puntata di Vinilica, sempre dei Beatles del 1967, quella del Pepper's Lonely Hearts Club Band, quindi anche questa, oppure di Yellow Submarine, che era stato prodotto anche un bellissimo video musicale stile cartone animato. Anche questo aveva fatto veramente un grande successo, infatti è del 68 che uscì questo film di animazione di Yellow Submarine, che forse rappresenta il più ambizioso esempio di illustrazione nell'ambito della musica pop. Beh, quando parliamo di musica pop o comunque di pop art, questo è il concetto, ok? Una musica che arriva a tutti, un'immagine che arriva a tutti immediatamente, istantaneamente. Ma ne potremmo dire tantissime, tantissime altre. Per esempio, abbiamo citato prima il famoso Andy Warhol, che nel dicembre del 65 a New York, questo è il Tiltstart più alternativo, ricordiamo, della scena newyorkese, assisté a una performance dei Velvet Underground al Caffè Bizarre, tanto che ne rimase così folgorato. Perché? Perché questo, ricordiamo, è un gruppo molto provocatorio, molto disturbante, un gruppo per l'epoca definiamolo quasi scandaloso. Infatti i Velvet Underground, fondati da, ricordiamo, Lou Reed e John Cale, lo attirano particolarmente Andy Warhol, perché la loro musica la possiamo definire dura, immediata, lontana da quella perfezione formale che caratterizza insomma i prodotti professionali. E c'è una particolarità in più, perché questo tipo di musica che loro fanno riflette proprio l'alienazione
e la meccanizzazione del desiderio della società, del consumo, e l'attrazione della gente per tutto ciò che è bizzarro, degenerato e scabroso. Cioè, ricordiamoci, parliamo degli anni 60. Ricordiamo che alla fine degli anni 60, con la, tra virgolette, la rivoluzione del 68, è cambiato tutto, è cambiata un'intera generazione, è cambiata un'intera arte contemporanea, E infatti questo già si rispecchiava prima, perché non è il 68 l'anno del cambiamento, cioè quello che avviene avviene prima. Il 68 è la parte terminale di questo grande cambiamento che avviene negli anni. E infatti Warhol cosa fa? Gira quindi sui Velvet Underground un film di 70 minuti dal titolo appunto Velvet Underground e Nico. E nel 67 invece produce un album con lo stesso titolo, di cui firma la celebre copertina, quella con la banana, cioè sfondo bianco, la banana in mezzo, Andy Warhol con la sua bella firma. Mi viene un po' da pensare, perché siccome ultimamente si parla sempre di sta banana, mi viene da pensare che un miliardario, adesso non mi ricordo se coreano o cinese, adesso non me lo ricordo, ha comprato per 6 milioni di dollari la famosa banana di Cattelan, quella con lo scotch al muro, va bene? Ma anche questo è il senso della provocazione, perché Cattelan in realtà è questo quello che vuole. Quindi vedete come nell'arte contemporanea di oggi, i grandi artisti di oggi comunque si rifanno a quelli grandi del passato, perché è tutto un qualcosa che ritorna, magari in modo nuovo, in modo diverso, in modo contaminato, però c'è sempre un continuo essere e ritornare, essere e ritornare. Beh, poi insomma potremmo dire tantissimo altro, però ci ascoltiamo un po' di musica, che direi è arrivato il momento. Questa volta un altro grande artista della scena musicale italiana, io lo adoro particolarmente. Io direi che ci ascoltiamo Pino Daniele. Pino Daniele con la sua Again on the Road Again. Beh, lui è una delle voci più belle, più importanti come cantautore italiano. Anche lui ci ha lasciato diversi anni fa, ma il patrimonio musicale che abbiamo veramente ereditato tutti è qualcosa di straordinario. Allora Stefano, on the road, quindi again, quindi sulla strada ancora, mi viene molto in mente questo nostro viaggio che facciamo questa sera. Abbiamo parlato degli anni 60 con questa... Siamo molto on the road stasera. Siamo molto on the road, e ti posso dire che on the road era anche un romanzo di Jack Kerouac, sempre di questi anni, perché ricordiamolo, no? Come hanno cambiato completamente tutto. Ecco, mi piaceva molto ricordare, forse una sera parlerò anche di Jack Kerouac, che è molto interessante dal punto di vista letterario, perché voglio arrivare a parlarvi anche della danza, quindi la contaminazione tra arte e danza. Abbiamo anche artisti, non sono pochi quelli che in realtà lo fanno, però vi voglio parlare di un artista che io ammiro molto, che conosco, è un mio caro amico. Lui è Balázs Berzenji. È un po' difficile per me pronunciarlo, però lui so che mi perdona, che la mia pronuncia non è mai così perfetta. Ecco, lui è un grandissimo scultore di livello internazionale. Vi consiglio di guardare, perché trovate le sue opere su internet. Oltretutto molti dei suoi lavori sono presenti nelle piazze dei musei di buona parte del mondo, e lui ha creato proprio un'interazione tra quelle che sono le sue opere e la danza, attraverso anche un gioco di colori, e molti dei video poi relativi a questo sono pubblicati, li trovate su YouTube, quindi vi consiglio di farlo, perché vi renderete conto di cosa significhi parlare di arte,
attraverso il linguaggio del corpo, attraverso quindi il linguaggio del colore, della luce, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vi ho dato un piccolo spunto in più. Comunque ricordiamo anche che il Novecento è stato un momento, per così dire, particolare per quanto riguarda la danza, così come per tutti gli altri linguaggi espressivi. Del resto io credo che il Novecento sia stato fautore di tante tante cose, e forse dispiace un po' dirlo, ma non raggiungeremo mai, a meno che le cose non cambino, la grandezza del Novecento. Quindi un grande fermento, un grande slancio emotivo, che rimane però, cioè c'è sempre un legame con quella che è la tradizione, anche se si vuole un rinnovamento della tradizione stessa. Ricordiamo i grandi movimenti d'avanguardia, i confini tra tutte queste varie forme artistiche, la collaborazione con l'arte figurativa, che non diventa necessaria, va bene, ma parte intrinseca di questo nuovo linguaggio. E pensiamo anche all'idea del balletto, che è qualcosa di straordinario. Io vi consiglio, se non avete mai visto un balletto, andate, guardatene uno, andate a teatro, prendete un biglietto, perché è qualcosa di spettacolare, ok? E ad esempio Serge Diaghilev sviluppa una grande sensibilità rispetto alle tecniche espressive ed estetiche, rivoluziona proprio l'idea del balletto, della scena, coinvolge, pensate, per le sue creazioni anche grandi come Matisse, come Picasso, come Balla, come De Pero, e addirittura, insomma, io ne potrei citare tantissimi altri, ma questa sera non ne abbiamo effettivamente il tempo, perché pensiamo sono già le 22:39, su tutto quello che avrei dovuto raccontare è anche difficile poi poterlo fare in così breve tempo. E poi per esempio c'è anche una cosa molto interessante, perché appaiono nomi di artisti come Rauschenberg, ancora una volta Andy Warhol e altri esponenti della pop art. E perché le scene della danza cambiano anche a livello proprio del colore, dei costumi, e questo poi che rende particolarmente artistico il tutto. Poi ricordiamo il legame artistico tra Cunningham, tra Rauschenberg e Cage, che sfocia nel 52 nel Piece of Theatre Number 1, considerato il primo happening della storia, organizzato, pensate, al Black Mountain College nel North Carolina, con il pubblico collocato entro uno spazio scenico attorniato e avvolto dai movimenti degli artisti. Quindi provate a pensare, quindi il pubblico non è solo pubblico, ma diventa parte integrante di questa scena dinamica legata al balletto. Beh, gli anni 60, ancora una volta, anche qui c'è un cambiamento vorticoso, fenomenale, perché c'è un passaggio proprio per quanto riguarda la danza, che da un lato si concentra su una lettura, una nuova rilettura del linguaggio analizzato e sezionato nella sua forma, però c'è la sperimentazione del decennio precedente, e questo pone veramente molto attenzione a tutti gli avvenimenti sociali e contemporanei che vengono elaborati e vengono calati all'interno di quello che era l'aspetto scenografico del balletto stesso. Quindi provate a pensare la maestosità, la bellezza, e poi ci sono una serie anche di scatti fotografici in bianco e nero che raccontano proprio questa bellezza del balletto. E se vogliamo dirla, per citare qualcuno, visto che prima parlavamo del premio Visioni, perché non citare anche Fabrizio Ceci, che ha fermato nei suoi scatti fotografici in bianco e nero la danza, il movimento,
Lui lo ha fatto, infatti poi ha vinto anche uno dei, dei premi, dicevamo, del, della prima edizione del premio Visioni. Sarebbe bello parlare anche di lui e di questi scatti fotografici, visto che abbiamo modo, insomma, di raccontare l'arte in tutte le sue forme, e che queste serate, questo programma è fatto apposta anche per questo. Ma andiamo avanti con la musica, perché è arrivato il momento di ascoltare lui, Tananai con Booster. 22:46 minuti, siamo in diretta con Attese Distratte e abbiamo appena finito di ascoltare Tananai con la sua Booster, quindi tutti pezzi quasi nuovi, quasi scelti dal nostro Stefano per questa serata. Allora, prima di passare al nostro scrigno di Calliope, quindi ai nostri 10 minuti legati alla letteratura e ai libri, io vorrei parlarvi, diciamo in conclusione, perché ripeto, una puntata da un'ora è impossibile, però vi ho messo un po' di curiosità, ecco, questo mi piaceva ricordarlo. E parliamo delle contaminazioni invece legate al cinema, e partiamo, vabbè, potremmo parlare veramente tantissimo degli anni 40, degli anni 50, eccetera. Però mi interessavano, visto che abbiamo fatto tutto un excursus legato agli anni 60, perché non parlare ancora degli anni 60? Perché siamo intorno, quindi fine anni 50, primi 60, c'è un grande anticipo di questi fermenti culturali che provocheranno anche delle rivoluzioni di fine decennio. Pensiamo, per quanto riguarda, intendo, la cinematografia, pensiamo come la Nouvelle Vogue francese, il free cinema britannico, il cinema nuovo brasiliano, insomma ne possiamo nominare molti altri. Ad esempio Jean Cocteau, che proprio nel 1960 dice addio alla regia cinematografica con Le Testament d'Orfè, conclusione di un suo percorso iniziato, pensate, 30 anni prima, in pieno clima di avanguardia con Le Sang d'un Poète del 1930. Questo era un testamento, diciamo, che prosegue quel discorso poetico dell'autore in chiave veramente surrealista, e che annovera anche tra i suoi interpreti lui, il grande Pablo Picasso. Ma possiamo parlare anche ancora una volta di lui, della pop art? Certo, possiamo parlare, perché con il rapporto della pop art, il mondo del cinema è molto più profondo, cioè si riconosce veramente un punto, come posso definirlo, cardine veramente della cultura dei consumi di questo ventesimo secolo. In realtà poi ce lo ricordiamo, no? L'arte popolare, l'arte del consumismo, e anche l'aspetto cinematografico rientra anche in questa particolarità. Pensiamo che personaggi, ecco, a me viene in mente il cinema d'animazione di Walt Disney. Infatti proprio intorno a questo personaggio Walt Disney ruotano alcune opere di Roy Lichtenstein, l'artistudio numero 1, che è del 1973. Quindi diciamo che ce lo ricorda molto bene. E infatti, oppure Oldenburg, che dedica Mickey Mouse il famoso manifesto per la propria esposizione della Dan Gallery di Los Angeles. E ancora una volta c'è lui, Andy Warhol. Ormai Andy Warhol è ovunque, abbiamo capito che lui ha fatto di tutto, e infatti svolge anche un ruolo nel cinema come regista e produttore di film scomodi e anticanonici come Sleep del 1963, Yet del 1963, mentre del 64 abbiamo Empire, per arrivare a dei risultati molto più narrativi, come per esempio Lonesome Cowboys del 1967, sempre realizzati come opere di artigianato collettivo in quello che era considerata nell'ambito della newyorkese Factory. Ma ne potremmo veramente
citare molti altri, cioè ad esempio registi che hanno fatto parte di queste contaminazioni tra arte e cinema. Cioè, pensiamo a un Hitchcock. Beh, se non ha fatto lui arte e cinema, chi lo poteva fare? Pensiamo a Douglas Gordon, pensiamo a Matthew Barney. Insomma, ne potremmo citare tanti, 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 e io non saprei nemmeno da dove partire. Quindi intanto concludiamo questa nostra, diciamo, prima parte dedicata all'arte contemporanea, e quindi alle contaminazioni dell'arte contemporanea tra musica, danza, cinema. Ci sarebbe stato anche il teatro, ma non abbiamo fatto a tempo, ne parleremo prossimamente. E adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, perché è arrivato quindi il momento. Beh, sì, bella, mi piace questa, perché io la vedo già nel LED di sottofondo. Ci ascoltiamo Monte Cristo, quindi di Jovanotti, e torneremo tra pochissimo con lo scrigno di Callio. Puoi visitare luoghi meravigliosi e lontani, o farti rapire da racconti emozionanti. Lo scrigno di Calliope, un mondo di libri e storie per far volare la fantasia. Ed è arrivato quindi il momento della letteratura. Beh, non a caso vi abbiamo fatto ascoltare Monte Cristo di Jovanotti, perché come tutti voi ben sapete, Monte Cristo è il conte di Monte Cristo, è il titolo del libro di Alexandre Dumas. E infatti il nostro Jovanotti anche lo cita durante la canzone. È una canzone veramente recentissima, tanto che lo stesso Jovanotti, in una recente intervista del 22 di novembre, in una appunto celebre radio, ha detto che lui si identifica proprio con il personaggio del conte di Monte Cristo. È un brano introspettivo che segna la sua rinascita dopo l'incidente in bicicletta del 2023, che appunto in cui si era rotto il femore. Quindi, come vedete, anche qui abbiamo la contaminazione tra musica e letteratura. C'è questa bellissima immagine del video di Jovanotti con questo mare davanti, questa porta che è trasparente, quindi si vede al di là del mare. Lui entra attraverso questa porta, ma scompare in un'altra dimensione. Bella, bellissima. Allora, il libro di cui vi volevo parlare questa sera è il libro di Stefano Tofani, Nuvole Zero, Felicità 23. Un libro veramente bellissimo, dedicato ai ragazzi sicuramente, quindi fascia d'età 12, 13, 14, ma vi posso assicurare, io l'ho letto ed è bellissimo anche per noi adulti. Diciamo che racconta la storia di Ernesto, di questo ragazzo che passa le sue giornate con i suoi amici, la Maura e il Cardella, a misurare il cielo con uno strumento molto particolare, che troverete però il nome all'interno del nostro libro. Io ve lo svelo, è il cianometro. Voi andate a vedere che cos'è. Infatti un pomeriggio il nostro protagonista, il nostro Ernesto, e il Cardella, il suo amico, trovano una vecchia valigia. Questa valigia, loro incuriositi, no? Scoprono che all'interno ci sono due statuette di legno, uno strano libro e una piccola chiave. I due cercano di dividersi il bottino, ma al momento di separarsi c'è una forte potenza che li attira invece l'uno verso l'altro. Ovviamente le statuette sono magiche. Ernesto scoprirà che c'è anche una leggenda di queste due statuette, di questi due innamorati vissuti nel 700. È un libro, Stefano Tofani è veramente spettacolare, ha una scrittura che vi fa rimanere incollati fino all'ultima parola del libro. E Ernesto non è protagonista solo di questo libro, ma anche di un altro, che mi è piaciuto molto, e si intitola Sette abbracci e tieni il resto. Quindi io veramente ve lo consiglio, lo consiglio anche per i ragazzi, per i più giovani, e ripeto, anche per voi adulti. È una lettura bella, appassionevole,
e soprattutto vi farà passare diverse ore lontano dai problemi della quotidianità. Stefano Tofani, Nuvola Zero, Felicità 23. E con questo andiamo, io e Stefano vi salutiamo, vi diamo la buonanotte e vi rinnoviamo l'appuntamento sempre lunedì prossimo dalle 22 alle 23 con Attese Distratte. Buonanotte a tutti!